Vuoi una bella foto? Aggiungi effetti speciali! Che ne dici del fumo? Accendiamo questo scatto! Tempo di selfie! Metti fuori la lingua! Cambia l'angolazione! Ma gli dei di Snapchat non sono troppo gentili con noi oggi! Nessuno dei selfie va bene! Dobbiamo cambiare qualcosa! Specchio, specchio delle mie brame! Chi ha i baffi migliori del reame? Vuoi provare un nuovo look? Disegna i baffi su uno specchio e posiziona il tuo viso di conseguenza. Puoi anche aggiungere una barba. Oppure provare gli occhiali. Questa è la nuova tendenza dello specchio selfie! Un mappamondo è un bell'oggetto di scena per le foto. È come se il mondo intero fosse nelle tue mani. Ma le amiche non lo vogliono condividere e questa è un'ottima idea per una foto! Ragazze, fermate la vostra lotta per il mondo e datemi i vostri telefoni! Katie ha diviso l'immagine usando un'app di fotoritocco e imposta le diverse parti come schermate di blocco sui telefoni delle due amiche. Wow, è fantastico! Capisci subito che questi telefoni appartengono a delle migliori amiche! Occhi Blu è davvero in ritardo! Solo un miracolo può salvarla! O i palloncini! Lega i palloncini ad Elio a delle ciocche di capelli! Wow! I tuoi capelli diventano subito voluminosi! Christy non può essere arrabbiata se ha un'acconciatura come questa! Basta sorridere per una foto creativa! E non ci sono sentimenti feriti! Scegliamo la foto migliore! Ho trovato una maglietta gigante nell'armadio! Ci possiamo stare entrambe! Questa è un'ottima idea fotografica! Entriamo nella maglietta! E scattiamo una foto! Hashtag gemelle siamesi! Un appendino sarebbe perfetto per un nuovo servizio fotografico! C'è una tragedia nello spogliatoio! Katie è tenuta in ostaggio da una gruccia! Ma le foto risultano molto creative! La signorina Smith ha lasciato qui gli occhiali e la giacca! Saranno utili per un servizio fotografico in stile scolastico! Disegna alcune immagini su una lavagna! Ad esempio, un fumetto con un urlo! In questa foto l'insegnante urla alla povera Katie! È l'incubo di qualsiasi studente! E puoi anche trasformare una lavagna in qualsiasi sfondo. Basta scrivere quello che vuoi su di essa e scattare una foto. Saremo migliori amiche per sempre! I ritratti incorniciati non sono mai stati così belli. Io e la mia amica completeremo questa collezione e faremo alcuni begli scatti usando la modalità ritratto. Lasciamo il segno nella storia! Ho un'idea! Abbiamo bisogno di un grosso pezzo di carta, del nastro adesivo e del buon umore! Ed ecco qui! Ci siamo trasformate in figure stilizzate! È un grande trucco per fare foto se non ti sei truccata! O hai messo su qualche chilo! I selfie con il sole negli occhi sono brutti! Odio lo strabismo! D'altra parte, possiamo fare un interessante servizio fotografico con le nostre ombre. Mettiti in una posa drammatica e possiamo creare un intero fumetto con le nostre ombre. È molto divertente! Christy, stai attenta! Christy, stai per inciampare nei gessi colorati! Ups! È una caduta epica! La tua faccia è caduta su un'altalena! Non muoverti! Questa è una bella idea per una foto! Fai finta di essere sull'altalena! Puoi volare dritta verso il sole! Christy ha una nuova idea! Possiamo disegnare un intero arcobaleno! Crea un arcobaleno sull'asfalto usando il gesso colorato! Occhi Blu è seduta sull'arcobaleno con le gambe a penzoloni! Sono oltre l'arcobaleno! Anche se in realtà sono stesa a terra! Incontro le mie amiche vicino agli armadietti! Hey! Oh mio Dio! Siete così compatte!
Le mie amiche non passano l'intervallo negli armadietti molto spesso. Devo fare una foto. Dite cheese! Avete un aspetto fantastico nei vostri armadietti. Un servizio fotografico con uno specchio ovale può trasformarsi in qualcosa di epico. Un selfie faccia a faccia o una foto con la faccia della tua amica. Occhi Blu ha una nuova idea fotografica. Katie, prestami la tua mano. Disegna un grande occhio con le ciglia su una mano. Sulla tua mano puoi fare le labbra. Metti le mani davanti al viso e scatta delle foto con i tuoi disegni. Hai intenzione di fare un selfie? Chiedi alla tua amica di tenere una nuvola dietro la schiena. Una nuvola riempita di fibra sintetica sembra fantastica in uno scatto. Le previsioni selfie dicono che ci sarà parzialmente nuvoloso. Occhi Blu è la regina del cielo. Può muovere le nuvole con le sue mani. Qualcuno sta passando una serata spa e qualcun altro stasera ha un appuntamento. Ehi, non farmi foto, non sono ancora pronta! Tuttavia, c'è qualcosa di speciale in questo contrasto. Hashtag prima e dopo! Ha ispirato Occhi Blu a fare un servizio fotografico, senza filtri e senza trucco. Occhi Blu vuole fare una bella foto insieme e ha bisogno della guancia della sua amica per questo. Disegna mezzo cuore sulla guancia. Delinea un'altra metà sottosopra sulla guancia della tua amica. Sdraiatevi guancia a guancia e scatta una foto straordinaria! Migliori amiche per sempre! Una festa in pigiama si trasforma in una battaglia di cuscini. Accidenti, facciamo una tregua! E mentre ci siamo possiamo fare un selfie comodamente in pigiama. Sistema la tua renna. È un filtro soffice. E un po' di morbido umore. Katie sta guardando il mondo attraverso degli occhiali rosa. Voglio gli stessi per fare una foto. O ancora meglio, possiamo ricavarne un filtro rosa. Metti gli occhiali davanti alla fotocamera del telefono. Hashtag vita in rosa. Questo servizio fotografico sarà bellissimo. Hai un mazzo di fiori? Usiamoli per un servizio fotografico. Sdraiatevi sull'erba. Usate i fiori come decorazione. Wow! I fiori freschi possono sostituire perfettamente i filtri Snapchat. Fioriamo e profumiamo! Per quanto sorprendente possa sembrare, puoi scattare foto estremamente luminose con una parete pallida sullo sfondo. I tuoi amici non avranno nulla del genere. Per farlo devi chiedere alle tue amiche e... di legarti al muro usando del nastro adesivo di diversi colori. Dolly ha fatto del suo meglio per attaccare la sua amica con più nastro possibile. Ora Testa Rossa deve solo esprimere un'espressione infelice. Gli occhi pieni di orrore e imitare un grido di disperazione. O mostrare sorpresa. O semplicemente sorridere. Come ha fatto ad arrivare qui? Questi scatti insoliti attireranno molta attenzione sui social. I palloncini di frutta sono così adorabili. Non li troverai da nessuna parte perché questi sono... Non sono affatto palloncini! Fai dei buchi in un uovo di polistirolo usando l'ugello riscaldato di una pistola per colla a caldo e imita i semi di fragola. Colora la fragola con colori acrilici. Applica la pittura gialla ai fori dei semi. Piega un foglio di gomma piuma quadrato verde alcune volte. Taglia le foglie della fragola. Graffia il motivo delle foglie usando uno spiedino di legno. Ombreggia col pastello verde. Piega e arrotola la gomma piuma tra i palmi delle mani per spiegazzare le foglie. Infila le foglie su un filo di ferro spesso. Lo abbiamo avvolto in anticipo con del nastro floreale. Infila lo stelo nella fragola di polistirolo. Incolla a caldo le foglie alla fragola. Crea altri pezzi di frutta allo stesso modo. Taglia l'eccesso di una palla di polistirolo. Fai un buco con l'ugello riscaldato di una pistola per colla a caldo. Liscia la plastica tagliata. Modella il frutto con la pistola per colla a caldo. Coloralo con colori acrilici. Testa Rossa ha due fragole. E Dolly ha una mela e un'arancia. I pezzi di frutta sembrano leggeri palloncini. Puoi volare via con loro. O almeno scattare foto creative per il tuo Instagram.
Ti sono piaciute le nostre idee per le foto? Facci sapere nei commenti quale servizio fotografico farai con le tue amiche. Disegnerai un arcobaleno? Indosserai una maglietta gigante? O entrerai in un armadietto? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere nuove idee fotografiche da Trum Trum!